Il servizio sanitario regionale si potenzia grazie ai nuovi 6 posti letto di terapia intensiva all'ospedale San Donato di Arezzo, un investimento della ASL Sud-Est di 1.400.000 euro che porterà la terapia intensiva ad incrementare ulteriormente posti letto che a breve arriveranno da 21 a 30. All'inaugurazione è presente anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha voluto sottolineare l'importanza di questo tipo di scelte, risposte essenziali per essere pronti ad ogni nuova evenienza, anche se i numeri dei nuovi casi di Covid stanno migliorando giorno dopo giorno. Oggi la Toscana ha 149 comuni senza alcun nuovo contagio, rispetto ai 124 che invece segnano ancora contagi. Però è la metà dei comuni che non ha avuto contagi. Insomma, i risultati si incominciano a vedere, ma mai abbassare la guardia e non a caso siamo oggi a presentare e a inaugurare altre 6 postazioni di terapia intensiva. Mettiamo a disposizione della comunità altri posti letto di terapia intensiva, sono 9 complessivamente, a cui se il finanziamento dovesse essere confermato se ne aggiungeranno altri 9. Quindi l'ospedale di Arezzo avrà alla fine una dotazione di 30 posti di terapia intensiva. Un tassello importante sia nei confronti della lotta alle malattie che determinano gravi disabilità, sia nel caso specifico al Covid-19. Un lavoro di soli 49 giorni per far fronte all'aumento dei ricoveri dei malati di Covid. Rappresenta un traguardo che abbiamo cercato, richiesto e ovviamente raggiunto ed è una fase iniziale di una ulteriore espansione che dovremmo avere sia per quanto riguarda le normative nazionali sia per poter permettere all'ospedale di viaggiare sempre tranquillo e pulito da un punto di vista dei percorsi. L'obiettivo è quello di raggiungere 30 posti letto con il finanziamento del commissario straordinario dell'emergenza Covid.